Benvenuti, ben ritrovati. Oggi Respubblica suddivisa in due parti. Affrontiamo in questa prima alcune dinamiche legate alle candidature per il Consiglio Comunale di Trapani. Sono in studio con due signore, in particolare la più vicina a me è Sabrina Giudici, candidata nella lista Noi Trapanesi con Tranchida, quindi a supporto del candidato sindaco Giacomo Tranchida. Benvenuta, Giudici. Giusi Amato, Giusi Caruso, scusatemi, chiedo scusa, signora Caruso, candidata nella lista La Mia Trapani con Anna Garuccio quale candidata sindaca. Benvenuta anche a Giusi Caruso. Beh, vediamo di capire un po' perché avete deciso di mettervi a disposizione non tanto dei vostri rispettivi candidati a sindaco, ma soprattutto per la città di Trapani. Faccio intervenire prima Sabrina Giudici, un po' di spiega chi sono, perché, eccetera, eccetera, da dove arrivo. Intanto buonasera a tutti. E cercherò di abbreviare. La passione politica c'è sempre stata. Da circa una decina d'anni ho iniziato ad avere una presenza, diciamo, una passione politica più addentrata. Devo dire che negli anni ho sempre deciso, per esempio, di accompagnare o comunque far campagna elettorale alle persone che ritenevo migliori, e questo in diverse competizioni nazionali, regionali e comunali. Ed era da qualche anno che le persone mi dicevano: ma quando lei è avvocato? Ma quando andrà lei? Quando potremmo votare lei? Ma sono sempre stato un po' dietro le quinte. Infatti nasco come tecnica, sono un'avvocata esperta in pubblica amministrazione, ho collaborato per anni con diversi comuni e quindi questo è sempre stato il mio ruolo, più tecnico, vicepresidente dell'ATM fino al 2021. Devo dire che a novembre sono venuti cittadini, gruppi di cittadini, artigiani, commercianti e professionisti. Diciamo senza un'ideologia politica definita, perché si parlava di comunali e quindi del bene e dell'interesse di Trapani. E mi hanno chiesto: si candidi a consigliere per la città. Punto. Non si sapeva ancora neanche chi sarebbero stati comunque i candidati sindaci. Io devo dire che questa richiesta mi ha lasciato un po' spiazzata, perché non mi ero mai immaginato un ruolo diretto, sicuramente sempre per la città, cercare di far proposte, cercare di migliorare dove vedevo o ritenevo ci fossero sbagli, questo sempre, perché fa parte della mia natura, impegnarmi in ciò in cui credo. E ci ho pensato 2 mesi, ci ho pensato 2 mesi perché non apprezzo neanche molto la legge elettorale che abbiamo in questo momento. Ci ho pensato 2 mesi, mi sono confrontata con le persone a me più vicine, con amici, clienti, persone che mi stimavano e mi hanno detto: vai, in effetti abbiamo bisogno di una persona con la tua preparazione, anche in campo tecnico, moderata politicamente. E alla fine ho preso questa scelta e quindi siamo qua, per il bene, penso, di Trapani, perché ci possono essere visioni diverse, ma io ritengo che io ho scelto Trapani, io vivo qua dal 2002. Sì, mia madre era siciliana, se ne andò a 19 anni, ma io sono nata e cresciuta a Varese. Milano, nata a Milano, cresciuta a Varese, mi sono trasferita qua nel 2002 per finire la pratica legale, pensavo di stare un anno e poi mi sono innamorata di Trapani. Non le chiediamo scusa per questo. E quindi a questo punto ho capito che dovevo fare questo ennesimo passo, proprio per la città che ho scelto. Grazie, grazie intanto per questa breve presentazione. Andiamo invece a Giusy Caruso. Come nasce questa idea di candidarsi, la voglia di mettersi a Allora, disposizione? intanto buonasera a tutti. Buonasera. Diciamo che il mio percorso un po'. Chi è intanto Giusy Caruso? Esatto, io sono un informatore medico-scientifico, sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche e da più di 20 anni svolgo l'attività di informatore medico-scientifico, quindi è ovvio che non sono né un politico di professione né un politico con esperienza. Però questo non è stato per me un limite. Dicevo che da più di 20 anni svolgo l'attività di informazione medico-scientifica perché da più di 20 anni e da più di 20 anni vivo nella città di Trapani. Io non sono originaria trapanese, nemmeno io, sono appunto della provincia di Trapani e quindi in questo periodo ho chiaramente in questo lasso di tempo abbastanza consistente, 20 anni sono un bel periodo, ho vissuto la città, ho imparato a conoscerla e mi sono perfettamente integrata, conosco tantissime persone e nel corso di questo periodo io ho visto cambiare tantissimo la città. Ci sono stati alti, ci sono stati bassi e nell'ultimo periodo devo dire l'ho vista cambiare, non voglio dire in peggio, però non mi rappresenta più. Questo è stato, diciamo, se vogliamo, il movente che mi ha spinto a candidarmi, a metterci la faccia e essere presente in prima persona.
Conosco la dottoressa Caruccio Anna da tantissimo tempo e ne ho una grande stima. Ho sempre visto dal di fuori il suo lavoro, il suo impegno in ambito politico, il suo modo di fare, l'ho sempre apprezzato. Quindi quando Anna mi ha invitato a far parte del suo progetto, ho accolto questo invito con grande entusiasmo. Devo dire con grande stupore anche delle persone che mi stavano attorno, che mi hanno detto: "Ma sei sicura?" E io ho detto sì, perché secondo me, ecco, io la penso in questo modo: la politica e il cittadino non sono due rette parallele che mai si incontrano. La politica deve fare l'interesse del cittadino e il cittadino deve partecipare alla cosa pubblica. Quindi non possiamo camminare su due binari, dobbiamo scendere in campo, dobbiamo metterci in gioco e metterci anche la faccia, cercando di fare quello che possiamo nel nostro piccolo. Ovviamente io, a differenza dell'altra candidata, non sono un tecnico, ho poca esperienza per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni, però forse la mia è la voce del cittadino, la voce del popolo. E se andiamo a vedere un po' in tutta la lista dei candidati, appunto, cioè della lista civica della dottoressa Caruccio, abbiamo un po' la cartina al tornasole di quella che è la città di Trapani. Ci sono professionisti, ci sono artigiani, un po' gente che appartiene a tutte le classi e le fasce sociali, perché tutti abbiamo diritto di essere partecipi, essere resi partecipi della cosa pubblica, nella massima trasparenza. Questo è il motivo. Beh, interessante, vi ringrazio per questa breve presentazione. Qual è stata però la molla, al di là dell'amore certamente, insomma, della voglia di darsi da fare, di contribuire in prima persona al benessere collettivo, la molla che vi ha fatto decidere, ognuna per proprio conto, di essere con Anna Caruccio e con Giacomo Tranchida? Ripartiamo da Caruccio. Allora, sì, diciamo che io ho avuto modo di... Certamente, al di là del fatto che vi conoscete, l'ha detto prima, dico, però Sì, sì, sì. Anna Caruccio mi ha trasmesso. Sì, mi ha trasmesso, intanto mi piace il suo modo di fare politica e di approcciare la politica, il suo essere determinata ma con gentilezza, di arrivare in punta di piedi, di non urlare. Non mi piace quella politica urlata, sbandierata. Il suo modo di fare politica è elegante e poi trasmette e si avvisa, si avverte anche dal programma il suo amore per la città, la sua profonda conoscenza della città di Trapani, la sua profonda competenza. Tantissimi sono i temi che lei tocca nel programma che mi hanno particolarmente interessati. Per esempio, Per esempio, uno su io tutti faccio intanto. parte del settore salute, quindi non posso essere indifferente a questa tematica. Quindi tutte quelle che sono le politiche sociali. Allora, intanto c'è da dire che al centro di tutto il programma del nostro programma c'è un comune denominatore, quello di mettere il cittadino, o meglio la persona, al centro dell'interesse, appunto, della pubblica amministrazione, offrendo dei servizi ma anche informando sul fatto che questi servizi esistano. Parlavo appunto, diciamo, della salute in tutta la sua interezza, che non soltanto si espleta nel fornire delle prestazioni o dei supporti, ma salute è anche qualità di vita. Salute è poter appunto vivere in un contesto sociale che sia decoroso, armonico, gradevole. Per quanto riguarda nello specifico la salute, è chiaro che noi abbiamo il sistema sanitario nazionale, appunto, da un lato, e dall'altro abbiamo il privato. Che cosa è successo negli ultimi anni, soprattutto con purtroppo il presentarsi della pandemia? Intanto il sistema sanitario nazionale è comunque in forte affanno, e questo io lo vivo ogni giorno. Tantissime sono le liste d'attesa, le trafile che il paziente deve fare per accedere a un servizio, a una visita specialistica pubblica. Dall'altro potrebbe accedere alle visite private, però non tutti possono permettersi di pagare una certa somma, appunto, diciamo, per svolgere appunto una visita specialistica privata. Il tutto è stato aggravato, come dicevo, dalla pandemia. Anna Caruccio ha un'idea Anna Caruccio ha per... l'idea dell'ambulatorio sociale. Che cos'è? Non vuole sostituirsi sicuramente alla sanità pubblica, ma è un terzo polo, un anello di congiunzione fra la sanità pubblica e appunto, diciamo, e il privato. Come si può realizzare questo ambulatorio sociale? Intanto in tutto il programma c'è un riutilizzo di quelli che sono i patrimoni, i beni immobili, appunto, del comune, perché ce ne sono tanti che sono stati abbandonati, che sono in disuso e potrebbero tranquillamente essere
riutilizzati. Sì. Quindi perché non riutilizzare, chiaramente rimettendoli a norma, modernandoli, riutilizzare questi edifici e destinarli a centri di incontro e quindi ad ambulatori, per esempio offrendo questi edifici a specialisti, medici, infermieri che mettono a servizio, associazioni di volontariato che mettono a servizio le loro competenze con dei prezzi calmierati. Una buona iniziativa. Ascoltiamo giudici invece. Allora, io già 5 anni fa avevo condiviso il programma del sindaco, lo stimavo come persona prima di tutto, anche per il carattere volitivo e determinato e sinceramente ci si rispecchia, dico, anche la mia di personalità. Ritorno, purtroppo non vorrei essere ripetitiva, ma alla mia esperienza, perché è anche questo che mi ha fatto fare certe scelte. Quando tu sei dentro nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto negli enti locali, ti rendi conto che 5 anni non bastano assolutamente per portare avanti un'azione programmatica. Quindi io già 5 anni fa avevo condiviso e sposato il programma. Certamente non siamo riusciti a realizzarlo tutto, perché ci mancherebbe, non bastano 5 anni. E quindi questo innanzitutto è il primo motivo per cui mi ha fatto prendere questa scelta dell'appoggio al candidato sindaco Tranchina. Sento dire da 5 anni polemiche, il sindaco lo fa per professione, per lavoro, e a me piace sempre fare analisi obiettive, super partes, perché ripeto, io non mi sono mai candidata, non ho mai avuto ruoli politici, ma più tecnici, e purtroppo però io mi rendo conto che questo ai cittadini va detto. Ci sono stati tagli nazionali, tagli regionali, poi appunto mi ricollego un attimo alla sanità. Il problema della sanità è nazionale e regionale, non è tanto comunale, ma comunque sempre per i continui tagli. Quando un sindaco dovesse andare non H24 con la testa al comune, ai problemi del comune, con la mancanza di dipendenti, con gli uffici che difficilmente è difficile saper coordinare il lavoro per questa mancanza, o tu decidi di fare una cosa e ti dedichi H24, oppure ti metti la fascia, ma questo parlo anche a livello di deputazione regionale, deputazione nazionale, e dici sono il sindaco e tiri avanti quello che c'è. Purtroppo invece si dice lo fa di professione, ma io l'ho visto nella mia esperienza in ATM da vicepresidente. Io dovevo fare la vicepresidente, la dirigente, la consulente, l'impiegata, anche commettendo errori, attenzione, perché è normale quando ti mancano delle figure, perché ci sono stati tagli, blocchi, è normale se vogliamo fare il bene della città e facciamo una cosa con passione, allora ci dobbiamo dedicare H24. Certo è difficile, lo capisco, perché pure io lavoro, sono un avvocato, la collega qua lavora, ha il suo lavoro, e quindi è difficilissimo, è chiaro che neanche noi penso potremmo essere H24 presenti, però la testa sì, la testa deve essere H24 presente. Io devo dire che questo in Giacomo Tranchina lo devo riconoscere. Posso riconoscere magari dei difetti caratteriali, perché lo sentiamo, no? Brutto carattere, burbero, ma ci sta, per amor di Dio. Ogni tanto sorride. Ogni tanto, sì, ogni tanto sì. Però devo riconoscergli appunto la sua forte volontà, la sua determinazione, il suo pensare H24 ai problemi della città. Ed è una cosa che ho sempre apprezzato anche a livello caratteriale umano, nel senso che è un sindaco vicino alla gente. Noi abbiamo avuto esperienze di sindaci, bravissime persone, che hanno cercato di fare qualcosa per la città, ma che non erano presenti. Cioè pensavano di stare su una poltrona, dall'alto in basso, ed erano i sindaci. No, noi abbiamo bisogno di un sindaco cittadino in mezzo alla gente che risponde al telefono, anche che cerca di risolvere. Sicuramente dobbiamo migliorare anche l'organizzazione, ma ripeto, sono carenze che non sono dovute all'amministrazione Tranchina. Purtroppo ci portiamo avanti da anni tagli regionali, tagli nazionali, di fondi, poco personale, e l'ho visto sulla mia pelle, così come ripeto nelle altre amministrazioni con cui ho collaborato, ma sempre come tecnica, mi rendevo conto che in 5 anni non puoi portare a compimento tutto il programma, il progetto che vedi della città. Tant'è vero che mi risulta che al 90% un sindaco si ricandida per portare a compimento. E quindi io ho condiviso già 5 anni fa il programma, ricondivido attualmente chiaramente anche questo programma, ed era la mia unica scelta, perché io non vedevo assolutamente alternative. Non ne ho viste, in maniera obiettiva. In quei 2 mesi ho pensato, ho osservato, ho letto, ho ascoltato, perché anch'io sono d'accordo, non mi piace la politica urlata, non mi piacciono gli attacchi, ho guardato, ho osservato, ho letto, ho studiato, non ho visto alternative. E quindi non è difficile rispondere a questa domanda, secondo me non c'erano alternative.
La dottoressa mi dà un assist, perché se dobbiamo parlare di persona che sta in mezzo alla gente, io dico che Anna veramente sarebbe il candidato, è il candidato ideale, perché conosce i problemi della gente nelle sue passeggiate o nelle passeggiate che ho fatto insieme ad Anna. E vedo appunto, diciamo, che si sofferma, che è capace di ascoltare, che parla con la gente. Sicuramente i programmi che vengono stilati sono dei programmi molto particolareggiati e sicuramente hanno bisogno di essere di un tempo per essere attuati, però 5 anni non sono troppi, ma non sono neanche pochi. E purtroppo appunto gran parte, la fiducia che io 5 anni fa avevo dato, perché anch'io avevo votato come consigliere Anna Caruccio, ma avevo votato appunto come sindaco il sindaco Tranchida, e la fiducia che avevo riposto, perché io avevo riposto una grande fiducia nel nuovo. È stata disattesa. Si aspettava di più. Mi aspettavo di più, perché ci sono tante di quelle criticità che non sono state risolte. Non si può dire soltanto adesso, quando venivo, percorrevo la strada che stavo facendo, che ho fatto per venire qui, vedevo che c'erano delle ruspe che stavano pulendo la pista ciclabile lungo le saline, o qualcuno che stava lavorando. Ecco, non bisogna aspettare, è banale, ma non bisogna aspettare il periodo delle elezioni per fare l'ordinario. Noi ci stupiamo e ci sembra straordinario quello che dovrebbe essere l'ordinaria amministrazione, scusando appunto il gioco di parole, cioè la quotidianità, cioè la manutenzione del centro storico, la manutenzione delle strade, la manutenzione della città, dovrebbe essere qualcosa di ordinario. Non ci possiamo stupire se puliscono le aiuole, cioè, ovvero rimanere meravigliati se fanno dei lavori che sono previsti, non è niente di straordinario. Perché ridursi a ridosso delle elezioni? Giudice. Ma su questo non volevo intervenire, sinceramente. No, Allora, ce l'ho le ma lo domande, spiego. eventualmente le domande No, ce le ho. ma lo spiego. Per esempio, io parlo di me, chiaramente. Io non sono stupita di questi interventi. Sono interventi che stanno facendo, è normale. Non sono perché siamo in campagna elettorale, ma torniamo sempre al solito discorso. 5 anni possono essere tanti, mi sembra di aver sentito, non sono tanti, ma non Sufficienti, sono pochi. Sono dice sufficienti. Caruso. Dobbiamo ripeterci. Quando noi ce lo siamo dimenticati, che eravamo bloccati in casa, sembrava di essere in un film di fantascienza durante il lockdown, in cui tutto era paralizzato, tutto paralizzato, non si poteva fare niente. Il governo nazionale ha chiuso tutte le imprese, eravamo bloccati. 2 anni, non sono pochi, 2 anni su 5, vuol dire che tu non hai avuto neanche la possibilità di iniziare a fare il minimo, non solo il programma. Quindi anche adesso ci sono dei lavori, ma io l'ho sempre visto in questi 5 anni, sinceramente. D'accordissimo, ma non ci possiamo rifugiare sempre con la scusa della pandemia. La pandemia, No, io per non mi sto fortuna, appunto, rifugiando, è io non mi sto passata. rifugiando, io sto dicendo che 5 anni, come ha detto lei, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, e io sto dicendo, sono pochi sì, perché non sono stati 5 anni, sono stati 3. E questo è un dato di fatto, perché l'abbiamo visto, eravamo chiusi in casa, le imprese erano chiuse, non si D'accordissimo. produceva più in Italia. Noi abbiamo avuto un periodo, in tutta Europa non è mai successa una cosa del genere, abbiamo avuto le imprese chiuse, quindi sono 3 anni, 3 anni, ma questo non è di giustificazione, io non mi sto trincerando dietro al fatto del Covid, perché non mi piace, però è una cosa obiettiva, è un dato Lei oggettivo. diventa consigliere comunale, che cosa impone al sindaco, chiunque esso sia? Non impone Sì, perché imporre non mi piace. atteggiamento. Beh, da consigliere comunale uno deve essere, può essere uno Deve yes man, avere una dei yes propri woman, temi. oppure essere determinato, no? Chi mi conosce E sa che tutto sono battagliare. tranne che uno yes man. Infatti, dico, lei diventa consigliere comunale, si batterà affinché il sindaco o la sindaca, se è Garuccio, ponga in essere che Allora, io cosa? intanto ricordo sempre una bellissima frase che mi disse un amico che mi colpì molto. I sogni costruiti male possono diventare incubi. Il programma è bello, è bello. Chiunque penso che se lo legga, vede, ci possono essere due o tre cose che ideologicamente io non sono d'accordo a questo, io sono a questo, però non si può dire che non sia un buon programma. Per Certo, qualsiasi. realizzarlo però ci vuole vero indirizzo e controllo. Se io avessi pensato che questa maggioranza andava bene così com'era, non mi sarei candidata, perché va bene, va tutto bene, quindi perché mi devo candidare?
Questo sarà fatto, sarà il mio punto principale. Che ripeto, il programma è buono, il programma andrà realizzato con tutte le difficoltà che ci sono nei tempi, perché la burocrazia è una cosa tremenda, cioè noi non possiamo pensare adesso c'è questo problema che a Trapani ce l'ha 30 lo anni, subito. Si risolve in 2 anni, perché noi a Trapani abbiamo problemi. Io mi sono aggiornata perché io vivo qua solo dal 2002, quindi io mi sono aggiornata. Noi a Trapani abbiamo problemi che vanno avanti da 30 anni, se non da 50 anni. Non si cambiano in 3 anni, neanche in 5, neanche in 10. Neanche forse in 10. Occorrerebbe cambiare il modo di approcciare le cose allora. Per esempio? Vabbè, non diciamo, il fatto di essere nuova, neofita, non avvezza alla politica, magari può dare la possibilità di vedere le cose con un occhio diverso. Perché magari il politico di professione percorre sempre le stesse strade, ma se una strada battuta non dà i suoi frutti, magari occorre cambiarla. È una alternativa, diciamo, infatti, diciamo, io nel mio slogan elettorale faccio questa situazione che purtroppo non è mia. Siamo le nostre scelte, siamo quello che facciamo. Noi ogni giorno scegliamo una strada piuttosto che un'altra. Qualunque cosa, da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera. La nostra vita è una continua scelta, un continuo scegliere. Quindi abbiamo scelto una volta, non siamo contenti, diamo fiducia a un'altra. Sentite, entrambe siete candidate per la prima volta appunto in un consiglio comunale. Sapete benissimo, non ve lo spiego io, che insomma si dice, no? Le leggende metropolitane dicono che chi è già avvezzo invece alle questioni elettorali parte in vantaggio, no? Perché sa come muoversi, ha un elettorato di base, chi ha il patronato, chi ha l'associazione, chi è da 20 anni che. Ma voi non avete paura di scontrarvi con, tra virgolette, quelli che hanno più esperienza in termini di consenso elettorale, parlo. Poi magari possono avere voti, ma non capiscono nulla di questioni amministrative. Ma i voti teoricamente ce li hanno. Non avete paura. Come vi state districando per battere quelli che già teoricamente, ripeto, dovrebbero essere più forti? Vado io? Prego. Battere è un termine che io non uso, l'ho detto all'inizio. Alla fine sì, è una certo, io l'ho sempre detto, con questa l'ho detto all'inizio, io non stimo questa legge elettorale, non mi piace, e l'ho detto. Detto questo, c'è, e quindi bisogna adeguarsi anche a questi giochi. Sicuramente quello che appunto, i motivi per cui ho pensato 2 mesi, giustamente il direttore ha ragione, sono stati anche questi, perché io mi domandavo, ma una persona nuova, perché anch'io dico sono nuova politicamente, la prima volta che mi candido, quindi che non ha una fidelizzazione, no? E certo. Questo ce l'hanno anche tutti i candidati o chi fa politica. Noi chi no. Più chi meno, certo. Chi me lo fa fare? Come faccio? Come farò? E qua penso che do una risposta che forse in questo andiamo d'accordo. I cittadini. Se i cittadini sono stufi, lasciamo perdere il programma diverso di un candidato sindaco o dell'altro. Esatto. Se vogliono anche un reale cambiamento, perché magari qualcosa si è arenato. Ecco. Perché magari qualcuno dice ci sono troppi yes men, qualcuno dice quello all'opposizione è andato per il gettone di presenza, non ha mai fatto un intervento, perché c'è stato anche questo. Ci sono stati consiglieri d'opposizione che sono stati sempre zitti. Poi ho persone che si lamentano e mi dicono, ah però questa cosa non è stata condivisa, io sono contro questo sindaco. Chi avevi votato? Tizio all'opposizione, ti ha informato? Vi siete visti? Ha fatto interventi? No, secondo me no, perché opposizione, per come le intendo io, quindi una buona opposizione che sia un confronto, un pungolo all'amministrazione, ce n'è stata pochissima. Quindi io lo sapevo che era difficoltoso, è normale, non ho una fidelizzazione, sono nuova, però come dicevo ho iniziato passo per passo dicendo io sono qua, ci sono, se volete c'è un cambiamento, un nuovo modo anche di pensare politica, di confronto. E devo dire forse quel poco di vantaggio esatto per una persona nuova è stato già io di mio di carattere, diciamo come professione, perché io ho iniziato con diritto di famiglia, con separazione e divorzio, sono abituata a parlare anch'io molto con la gente, chiaramente, a sentire i bisogni, a sentire i problemi. Quindi già l'ho sempre fatto per la mia professione. L'ho fatto da dicembre. Io da dicembre ho iniziato non a dire tu quanti voti mi porti, tu mi appoggi, tu non mi appoggi come gruppi. Io non credo ai gruppi, io credo al singolo cittadino. Io lo dico, i cittadini non sono numeri. Non sono voti, i cittadini sono cittadini, con le loro ambizioni, con le loro tristezze. I loro sogni e così via. E ho parlato anche un'ora con ogni cittadino, con ogni persona che mi stimasse, per capire, per sentire. E quindi non ho paura di questo, nel senso. Grazie.
ho risolto così. Diciamo che da questo punto di vista credo abbiamo lo stesso background, perché la dottoressa è qui dal 2002. E si vede che siete due donne di piglio proprio. Io sono a Trapani dal 2001, quindi bene o male siamo arrivate approdate a Trapani nello stesso periodo e abbiamo fatto il nostro, ci siamo ben inserite. La penso appunto come la dottoressa perché forse la gente ha bisogno di un volto nuovo, la gente è stufa di vedere sempre le stesse persone, o poche che lavorano e altre appunto che vanno là soltanto, come dice, per il gettone di presenza. Sicuramente forse il nostro è stato, oppure parlo per me, un gesto folle o azzardato, perché ripeto, io sono totalmente estranea, il mio lavoro è tutt'altro, anch'io comunque per lavoro parlo tanto con le persone, con i miei interlocutori che mi conoscono bene, che sanno che sono una persona seria che ha appunto ben precisi valori. Quindi quello che sto dicendo in questo periodo alle persone che incontro e con cui mi soffermo a parlare è quello di scegliermi per quella che sono, per come mi conoscono, perché sono una persona dei sani principi, una persona pulita, una persona che si vuole mettere in discussione non perché debba trarre profitto dalla politica. Io già sono una donna, una madre, una moglie, professionalmente sono soddisfatta, quindi è un di più, tant'è che molti mi hanno detto ma che te l'ha fatto fare? È un modo per rimettersi in gioco e per sentirsi ancora più parte della città. Bene, mi avete convinto entrando, obiettivamente, vi vedo belle determinate, sicure di voi, questo perché lo siete sicuramente nella vita. Insomma. Trapani determinata ad andare avanti. Beh, si deve anche un po' essere filosofi per stare in un consiglio comunale, nel senso bisogna essere non solo sognatori, certamente, ma anche avere un intelletto aperto o basta semplicemente attenersi alle norme, alle regole. Noi non ci siamo ancora sedute in consiglio comunale. Assolutamente no, assolutamente anch'io credo nel confronto e nello stimolo reciproco, perché tra l'altro la citazione che è presente nel mio slogan è tratta proprio da un pensiero di Jean-Paul Sartre, quindi filosofo per eccellenza, faccio questa citazione per dire che ogni giorno ci troviamo di fronte appunto a delle scelte diverse, ogni giorno ci misuriamo con delle persone, con delle situazioni diverse, quindi se io dovessi arrivare appunto in consiglio comunale certamente non mi limiterei a dire sì o no rispetto appunto a una norma, ma anche confrontarmi, capire se quelle sono le reali necessità. Una parte appunto molto interessante del nostro programma è quello di della trasparenza, di mettere appunto anche a conoscenza il cittadino di quello che è l'amministrazione. Partecipazione e condivisione. Esatto. Ascoltiamo un giudice e poi chiudiamo. Allora, in consiglio comunale filosofia, proprio per l'eccezione di filosofia, no. Io ho fatto il classico, ho fatto filosofia. Però amore, secondo me per star seduto in consiglio comunale più che filosofia bisogna avere visione, e questo fa parte, perché nel momento in cui mi auguro che saremo entrambi consiglieri ci vuole chiaramente una visione politica, quindi quello ci vuole. In questo senso, se intendiamo filosofia come visione politica, ci vuole, non può essere solo tecnicismo. È chiaro che, ripeto, quando poi può capitare di avere consiglieri comunali che non sanno cos'è il TUEL, che non hanno mai letto lo statuto comunale, allora no, lì non posso parlare di filosofia, posso parlare di visioni, certo. Visioni, questo senz'altro, ci si siede, ci vuole anche la parte tecnica, perché bisogna capire, psicologia, ecco, mi piace forse di più, perché in consiglio comunale bisogna anche confrontarsi, parlare insieme, opposizione, maggioranza, se c'è veramente l'interesse del bene della città. Il bene comune. E della città, certo, e non quello del gettone di presenza, della visibilità o di altro. E allora in quel senso psicologia, moderazione e andare anche d'accordo, confrontarsi in questo senso. Vogliamo se la vuole la dottoressa Sabrina Giudice all'opposizione in consiglio comunale? Con Anna Caruso sindaco, se la vuole? Ma sarebbe un bello stimolo. La vuole la dottoressa Caruso l'opposizione con Tranchita sindaco? Devo dire che noi ci stiamo conoscendo oggi, esatto. Sia fisicamente che come persona. Mai vista. E quindi all'opposizione sì, perché no? Sicuramente all'opposizione. Va bene, vi do un minuto per parlare con i cittadini, insomma, a spronarli a votare, intanto a votare, ad andare a votare e poi immagino a votare per voi. Allora, ha iniziato prima il giudice, invece adesso do la parola. Allora, intanto appunto come abbiamo appena detto, è importante andare a votare,
perché il voto è una scelta importante, è un nostro diritto, sì, per il voto è il nostro diritto e quindi è importantissimo in quei giorni recarsi alle urne. Dopodiché, sicuramente i cittadini in questo periodo di campagna elettorale hanno avuto modo di chiarirsi un po' le idee e con questo confronto di oggi ancora di più. Quindi io invito i cittadini a scegliere Anna Garuccio come sindaco e a votarmi come consigliere. Grazie, prego. Allora, mi raccomando, andiamo a votare, perché sennò poi non ci possiamo lamentare che le cose non vanno, fare chiacchiericcio, gallinaggio, io lo chiamo gallinaggio su Facebook, sui social. Dobbiamo andare a votare prima di tutto. Poi attenzione, perché siccome questa legge elettorale, io continuo a dirlo, speriamo che qualcuno al nazionale mi senta, conosciamo i meccanismi, ci saranno tante liste, ci saranno quattro candidati sindaci. Attenzione a non fare l'errore di mettere uomo e donna su liste diverse. Perché questo è un errore che tanta gente comune può fare, bisogna spiegarlo ai cittadini. Votare me perché penso di poter dare appunto qualcosa di più alla città che ho scelto e che amo, proprio perché l'ho scelta, anche per la mia competenza sia tecnica, diciamo, perché è normale, ci vuole anche quello, ma con Tranchida perché ha dimostrato di essere un sindaco serio, volitivo, determinato e Trapani deve andare avanti, dobbiamo andare avanti. Il voto di protesta non serve, il voto di protesta. Se c'è qualcosa che non va, confrontiamoci, parliamo nelle dovute sedi. Non si può dopo anni dire no, questo non andava bene, perché non ce ne siamo parlati, occupati nelle dovute sedi. Quindi andiamo avanti con Tranchida, determinati ad andare avanti per Trapani. Grazie Sabrina Giussi, candidata nella lista Grazie. Noi Trapanesi con Tranchida Sindaco. Giussi Caruso invece è candidata nella lista La mia Trapani con Anna Garuccio Sindaco. Vi auguro in Grazie. bocca al lupo Grazie davvero e spero direttore. insomma di avere a che fare con voi nei prossimi anni da consigliere comunale. Lo Grazie. dirò a tutte, quindi è giusto così. Ci vediamo tra poco con la seconda parte.